ricovero in day hospital, hanno puntualizzato i legali di Silvio Berlusconi che poco fa hanno preso la parola parlando appunto con i giudici che stanno aspettando questo fax che provenga proprio dal San Raffaele, che attesti quanto era stato anche dichiarato stamattina dai legali, e cioè questa uveite, questa sorta di congiuntivite importante che avrebbe colpito appunto Silvio Berlusconi nelle ultimissime ore, negli ultimissimi giorni, motivo per il quale qui in tribunale proprio ieri era arrivato un fax che chiedeva un legittimo impedimento proprio per motivi di salute. 7 giorni lontano da fonti di luce, questa era stata in un primo momento la prescrizione del medico per Silvio Berlusconi, e quindi l'impossibilità a poter presenziare a questa udienza di oggi. Bisognerà capire adesso se questi accertamenti che si stanno svolgendo al San Raffaele questa mattina, perché appunto poco fa l'avvocato Niccolò Ghedini ci ha detto non era più possibile poterlo curare a casa, si prolungheranno, diciamo, nelle prossime ore o magari nei prossimi giorni, oppure no. Ma insomma, su tutto questo evidentemente questa malattia irrompe sul processo Ruby. La richiesta del legittimo impedimento presentata dai legali di Silvio Berlusconi, contro la quale invece si è scagliata la pubblica accusa, Ilda Boccassini, il procuratore aggiunto, che ha detto questo non è un impedimento legittimo. Ilda Boccassini oggi avrebbe dovuto fare la sua requisitoria e per la